Era una partita difficile per la Juventus, che usciva perplessa e frastornata dalla sconfitta di Cagliari. La Fiorentina, in serie positiva da 9 giornate, si presentava a Torino con un impianto di gioco razionale, una serie di risultati validi e una gran voglia di fare bella figura contro i primi della classe. C'erano quindi le premesse per un incontro interessante. Così è stato, e la Juve per lungo tratto si è dannata invano alla ricerca del gol. Ma quando, 29° del secondo tempo, il gol è arrivato, per i viola non c'è stato più nulla da fare. Ecco una delle azioni da gol del primo tempo per i bianconeri. Dopo un corner, Capello piazza al centro dell'area dove respinge De Sisti. Riprende Causio che avanza e tira. Superchi non trattiene. Palla ancora a Causio che conclude su De Sisti. Poi libera Clerici. 30° Capello serve lungo Haller che di testa rimette al centro. Al volo Anastasi manda al lato di poco. 35° centro dosato di Marchetti per Bettega, colpo di testa e palla che sfiora il montante alla destra di Superchi. Aumenta il ritmo la Juve nella ripresa ed i toscani rafforzano gli sbarramenti. La manovra bianconera sfrutta maggiormente le fasce laterali e chiama all'offensiva terzini e centrocampisti. È quasi un assalto continuo che la difesa viola argina a tratti con un po' di affanno. La Fiorentina si svincola poi dalla stretta e punta verso la rete juventina. Prima c'è un tiro al lato di Chiarugi, poi un centro di Clerici che l'ala sinistra devia con un guizzo ma ancora al lato. Infine è lo stesso centroavanti che tenta il gol, ma sul suo fortissimo tiro è bene attento Carmignani che respinge. 29° il gol, corner di Haller, testa di Furino e doppia respinta di Superchi prima e di Scala poi. L'azione prosegue a vantaggio dei bianconeri ed Haller c'entra ancora. Scattano Superchi e Bettega ma è il bianconero che la spunta. Juventus 1, Fiorentina 0. Roberto Bettega anche oggi puntuale col gol. È stato un gol venuto così, un po' a sorpresa. Beh, a sorpresa, tutte le palle sono buone per fare gol. E questa ho avuto un po' l'aiuto della fortuna perché se il cross di Haller non fosse stato leggermente deviato e quindi rallentato, probabilmente io non sarei riuscito ad arrivare in anticipo su Superchi. E invece è andato bene, sono riuscito ad anticiparlo, proprio a portargli via la palla dalle mani. Juve in progresso. Ma io direi che una giornata storta può capitare a tutti, quindi non bisogna parlare di Juve in progresso. Juve è sempre quella. Può darsi che qualche giornata vada un po' meno bene, ma la Juve è sempre quella. Vi aspettano tutti a primavera. Ma anche noi aspettiamo la primavera, siamo tutti giovani, non vedo perché dovremmo avere paura della primavera, è la nostra stagione.